rifiuti perché incominciamo nei prossimi giorni a portare i rifiuti a Savona con un aggravio di costi perché il biodigestore non è pronto. Stiamo cercando di intervenire per avere condizioni migliori che possano quindi penalizzare di meno i nostri concittadini. Siamo in ritardo col biodigestore, è partita adesso la gara, ci auguriamo che le procedure siano il più celeri possibili, ma nel Consiglio Provinciale si è soprattutto, nell'Assemblea dei Sindaci, approvato il bilancio di previsione per l'anno prossimo che vede stanziamenti notevolmente aumentati per la manutenzione delle strade, per lo sfalcio delle strade, soprattutto interventi straordinari per gli asfalti nelle nostre strade provinciali e per un investimento cospicuo sulle scuole. I piccoli comuni hanno bisogno di essere supportati e quindi faremo stazione appaltante per i piccoli comuni per tutte le gare che ci sono e abbiamo già attivato per la ricerca dei finanziamenti un nostro ufficio in provincia che fa assistenza ai comuni per formulare le domande per i finanziamenti. In sostanza la provincia vuole svolgere soprattutto il ruolo di supporto e di coordinamento con i 66 comuni della nostra provincia. Ha parlato anche della sicurezza sulle strade e dei passi carrai. Sì, perché dobbiamo recuperare risorse mantenendo il rispetto delle norme. Molti non pagano i passi carrai, devono essere pagati. Dobbiamo rendere sicuro il controllo sulle caldaie che danno anche un introito sommati, ma che sono necessari per garantire la sicurezza delle nostre abitazioni, così come la velocità sulle strade va contrastata, le strade provinciali dovranno avere un autovelox che possa garantire sicurezza ai nostri cittadini. Ecco, politicamente il Comune di Sanremo si è una volta astenuto, una volta votato contro. Bizzarri, bizzarri. Arrivederci.